Un gruppo di giornalisti britannici, rappresentanti le più importanti pubblicazioni inglesi, guidati dal dottor Enrico Mantello, ha visitato nella romana zona dell'Eur gli impianti del centro mondiale commerciale. Questa organizzazione, grazie a una vasta e razionale sede permanente, ove verrà esposta la migliore e più recente produzione di tutto il mondo, intende favorire, come è stato sottolineato in una conferenza stampa, l'incontro fra venditori e compratori per un rapido sviluppo del maggior volume di affari. Sono 49 le aspiranti al prestigioso titolo di Miss Stati Uniti. C'è anche, chissà poi perché, la rappresentante del Canada. Non avrà fortuna. Dopo gravi meditazioni, la giuria deciderà che la più avvenente di tutte è la ventenne Linda Lee Mead del Mississippi. Sorrideva la bellissima, un sorriso vacuo, inespressivo, lacrimoso, simile alla smorfia di chi si accinge a recarsi dal principale per chiedere un aumento di stipendio. Un sorriso che ci ricorda qualcosa e qualcuno. Ma chi? Su, aiutateci. Ah, ecco, ci siamo. Il sorriso di Paolo Carlini, sedotto e abbandonato il dì delle nozze.